Anche questa settimana una nuova puntata di Obiettivo Agricoltura. Uno degli argomenti principali sarà un seminario universitario organizzato a Cuneo in collaborazione con la Coldiretti provinciale. Ma prima Obiettivo Agricoltura News con tanti argomenti. Parleremo di Alta Langa, che si configura come modello europeo per lo sviluppo del territorio. Ancora andremo ad Asti per la presentazione ufficiale nel salone della provincia del circuito di 14 fiere Ritorno alla Fiera nel Monferrato Astigiano. Ancora un sopralluogo all'ACNA di Cengio, che sarà a fine aprile da parte del Ministero, quindi parleremo di bonifica dell'ambiente e del territorio, e ancora il boom di visitatori dal punto di vista turistico in Langhe e Roero. Ci ritroviamo dopo. L'Alta Langa, con il territorio compreso nell'Unione Montana, diventa un modello europeo nella valorizzazione del patrimonio culturale, materiale e immateriale. Un'area geografica strategica fatta di tantissimi borghi, paesaggi di pregio, imprese agricole e turistico-ricettive di grande valore. Per questo UNCEM ha individuato proprio l'Alta Langa come area dove sperimentare le politiche e le opportunità di CRIMNA, progetto Interreg Europe che da oggi vedrà lavorare insieme partner italiani, polacchi, spagnoli, cecoslovacchi e francesi. CRIMNA vuole agire sulle politiche regionali nel dare supporto alle aree montane per una migliore gestione delle risorse culturali tangibili e intangibili. Questo principale obiettivo si collega a quanto UNCEM ha fatto e sta facendo per valorizzare borghi e patrimonio artistico architettonico dismesso nelle terre alte. Nell'anno dei borghi, promosso dal MIBAC, CRIMNA permetterà di agire per dare nuove opportunità di marketing e promozione a centri storici e borgate con il loro grande bagaglio storico, culturale, artistico e architettonico. Darà spazio e opportunità alle comunità che tengono in vita quel patrimonio, elemento non residuale nella vita delle aree interne del paese e del Piemonte. Grazie a CRIMNA, evidenzia il presidente UNCEM Lido Riva, abbiamo l'opportunità di lavorare sui tanti borghi, sull'uso della pietra di Langa, sull'immenso patrimonio culturale, sui tanti beni artistici da difendere e promuovere. Nel mese di maggio i progetti di valorizzazione del territorio avviati dall'Unione Montana Alta Langa verranno presentati a Cracovia nel primo meeting del progetto. Poi una serie di incontri sul territorio con sindaci, amministratori locali, imprese, architetti e progettisti, studenti, associazioni locali, mondo della cultura e operatori turistici. E ora, come promesso, ci occupiamo di un seminario universitario per sviluppare l'economia territoriale e agroalimentare organizzato in collaborazione con la Coldiretti di Cuneo. Per il ciclo di seminari del corso Operation Management del Dipartimento di Management ed Economia dell'Università degli Studi di Torino, lunedì 3 aprile nell'Aula Magna del Campus di Management ed Economia della sede di Cuneo, si è svolto il primo seminario Coldiretti Cuneo ed Economia del Gusto, le nuove sfide dell'agricoltura cunese. Il professor Giuseppe Tardivo, coordinatore della Scuola di Management ed Economia sede di Cuneo, ha dato particolare attenzione al seminario in cui il Delia Revelli, presidente di Coldiretti Cuneo e Piemonte, ha sottolineato il ruolo trasversale dell'agricoltura nella società di oggi e ha presentato l'attività sindacale di Coldiretti, l'impegno a difesa della qualità e della tracciabilità delle produzioni e la grande attenzione cresciuta negli ultimi anni dedicata agli aspetti sociali assistenziali per mantenere i presidi necessari sul territorio.
come diceva lui, studiare una statistica, un prezzo di mercato, come fa un prezzo di mercato, piuttosto che studiare il mercato di lavoro, piuttosto che studiare come si studia. Quindi, come dicevo già prima, potete venite a buscare, venite a buscare le nostre imprese che forse insieme possiamo realizzare. Noi come speriamo che gente si crede molto a maestro, ma da 70 anni siamo pronti a poter lottare insieme anche a voi, anche al mondo universitario, anche ai giovani, anche alla società, siamo pronti ad affrontare quelli che saranno come minimo i 70 anni futuro. Quindi grazie veramente per l'attenzione. Collaborazione sempre aperta e grazie anche a voi se volete magari nei vostri studi futuri dare il testimone. Grazie. Thank you.
terzo. La stagione primaverile avanza, tempo di fiori, sono mesi in cui abbellire il proprio giardino è sicuramente una priorità, vediamo come. Siamo a Racconigi, proprio dietro il castello, di fianco al centro Lipu delle Cicogne, insomma un posto meraviglioso dove siamo venuti a incontrare Antonella Franchini. Tutti gli anni andiamo in questa stagione a come dire, conoscere meglio, ecco, quello che è il reparto dei fiori, il reparto delle piante, e lo facciamo perché insomma tutti compriamo dei fiori, tutti abbiamo piacere di avere il giardino e non solo il giardino ma anche il balcone magari fiorito. Ecco, intanto allora quest'anno qualche novità, diciamo, e qualche consolidamento in termini per i gerani, per altre cose. Beh, allora premettiamo che in questa sera noi abbiamo tutti i gerani, quindi dal parigino edera sono ricadenti, lo zonale e quello, il geranio eretto, che stanno bene sole, ombra, lì ci sono diverse esigenze per le piante. Ecco, parliamo dei parigini, che sono quelli a cascata, che cascano, no? Sì, che vanno un po' giù. Sì, allora il parigino regge bene al sole del pomeriggio, quindi se uno ha un balcone tanto assolato è meglio, consigliabile mettere il parigino, mentre se uno ha un balcone pomeriggio ombroso ci sta bene il geranio edera, quelli che in piemontese chiamavano brassabosca. Ho capito, e mentre invece questi qua più eretti? Questi qua sono gli zonali, ma reggono bene anche al sole. Se hanno la foglia più zonata, più scura, stanno decisamente meglio. Ecco, e altre essenze, diciamo, accanto ai gerani? Allora, e ci sono le piante da mettere all'ombra. Tipo in questo caso qua abbiamo questa bianca, la bacopa, e quella blu e la lobelia. Sono piante stupende, ma devono stare per forza pomeriggio all'ombra.
Ho capito. E che cosa bisogna fare quando si compra una pianta di questo tipo? Anche in questo caso la dobbiamo travasare. Questa più grande ha tre piante che stanno crescendo insieme. Quindi questa pianta va messa in una vaschetta a diametro 50 da sola, solo lei. Se uso un vaso rotondo deve essere almeno un diametro 25-30. Ho capito. Perché ci sono tre piante che stanno crescendo insieme. Ho capito. Invece nel caso della bacopa bianca è una sola, quindi Questa poi si allargherà si ancora? Ho allarga, fa una caduta stupenda. In una vaschetta a diametro 50 ne metto una, cioè Ok. due perché è una pianta singola che sta crescendo. Quindi se noi mettiamo due piante tipo quelle grandi, poi non gli basta, non ce la fa ad arrivare a fine stagione. Allora, abbiamo cambiato serra e qui siamo di fronte a quelli che voi chiamate i tris. Ecco, che cosa sono? Allora, qui siamo nell'altra serra e qui abbiamo tutta una serie di chiamiamole composizioni, di tris, cioè sono tre piante che hanno le stesse caratteristiche e quindi possono stare bene insieme, hanno le stesse, come dicevo, caratteristiche, come sole, come esposizione e come umidità. Questi tris sono composti di solito da una pianta che, tende a andare verso l'alto. Qui abbiamo una petunia che sicuramente ci riempirà la parte in Alta, diciamo, alta, ecco. alta del vaso. Voilà. E poi abbiamo questa bellissima lobularia che è una pianta, è praticamente della famiglia dell'alisso, però è un alisso ricadente. E questa lobularia praticamente ci rivestirà tutta la vaschetta o la ciotola pendendo e coprendo appunto questo vaso con un bel risultato. Quindi abbiamo una parte che tenderà ad andare verso l'alto e una parte che scende e quindi ci copre il vaso. Questi tris sono una bella soluzione proprio per ogni esigenza, perché ci sono dei tris che amano le esposizioni, i punti molto assolati e ci sono dei tris che invece amano le penombre. Parliamo un attimo di queste qui appese. Allora, queste qui appese sono delle surfinie, sicuramente prossimamente saranno tutte belle Diciamo fiorite. prossima settimana, Prossima prossimi se 10 prossimi giorni. 10 giorni sono tutte fiorite. Ecco, la surfinia è una bella soluzione. Ama una posizione assolata senza eccessi, senza eccessi. Sicuramente la surfinia ha bisogno di una certa cura, ha bisogno di essere un po' seguita. Quindi parliamo seguita sull'irrigazione, sicuramente, perché va abbastanza irrigata. E poi non dimentichiamoci che la surfinia ama proprio essere un po' coccolata, nel senso al mattino o alla sera, diciamo che bisognerebbe mettersi lì, ripulirla, togliere qualche foglia secca, togliere i fiori appassiti. Noi ricordiamoci sempre che più facciamo della manutenzione, quindi pulizia, anche se la foglia è secca, noi più le teniamo pulite e più avremo un buon risultato. Perché comunque i petali secchi, le foglie secche sono Certo. sempre negative, sono sempre negative. Quindi noi la nostra pianta manteniamola sempre sicuramente fresca, pulita, è importante, ecco. Ecco Stefano, queste sono le cosiddette piante annuali, vale a dire che tu le metti quest'anno nel vasetto, poi arrivano fino nel vaso, diciamo, arriva fino a Fanno ottobre, prima della gelata, prima del e freddo, poi muoiono da poi sole. Proprio. sono stagionali, annuali ma stagionali, fanno dal periodo primavera-estate. Prima che comincia a far brutto, Sì. brutto tempo, prima che comincia a far freddo. Allora, di cosa stiamo parlando? Di che Allora, sei? queste, le prime qui sono le beverine o piante di vetro, hanno in patience, hanno tanti nomi. Comunque questa è una pianta di più colori, c'è dal rosa al rosso al bianco, il fucsia, però è una pianta che predilige un po' più la penombra, quindi mattino magari più sole, pomeriggio le ore più calde andrebbe meglio un po' all'ombra. Ecco, invece qui cosa vediamo Qui queste vediamo piante? le tagete, che è una pianta al contrario della beviacqua, pieno sole. Questa è poco da irrigare, invece l'altra al contrario è più tanto da irrigare, anche se è all'ombra, però gli piace stare all'umido. Questa invece fa un fiore poi giallo, giallo e Infatti arancio. vediamo lì che stanno Sì, stanno sbocciando. iniziando a sbocciare adesso. Qui abbiamo un'altra varietà ancora. Questi li chiamano, vengono chiamati il pennacchio del carabiniere, fa un ciuffo rosso,
anche lei di nuovo un po' di penombra. Ho capito. Questi qua invece? Questi sono sempre come il pennacchio del carabiniere, però leggermente più piccoli, però colorati. Quello invece è solo rosso. Mentre invece qui abbiamo un'altra varietà. Qui le più rustiche, le begonie, che sono una bella pianta, c'è a foglia chiara e a foglia scura. Pieno sole, tutto il giorno, poco da bagnare, una pianta che non patisce il Facile da calore. tenere, insomma, ecco. Sì. Non patisce calore, quindi Sì. soprattutto per l'estate va bene. Questa qua mi sembra della stessa famiglia, sembra begonia, ma hanno la foglia più scura o Sì. sbaglio? Allora, questa è sempre begonia come quelle prima, ma la differenza è solo che una ha la foglia chiara e questa ha foglia scura. Ecco Stefano, qui vediamo questi vasi, no? Con queste piante. Ecco, però vediamo questi tubi qua, no? Principali, neri, e poi vediamo questi tubicini che vanno dentro come fossero elettrodi, ecco, Sì. diciamo, ecco. Cosa sono? Allora, questo è l'impianto di irrigazione e questi si chiamano spaghetti, gli irrigatori, questi qui azzurri e rossi. Servono per irrigare la pianta e per il piano di concimazione. Mettendone uno per un lato, uno da un lato e uno dall'altro, la pianta prende sia a destra che a sinistra la quantità giusta di acqua, concime. Allora, qui Perché la il concime viene concimazione, diluito prima, no? E poi arriva qui e viene sì, dato insieme all'acqua, ecco, nella giusta quantità. è liquido. Ecco, noi vi abbiamo presentato prima la coltivazione dei gerani, di tante bellissime essenze che in questo periodo vengono acquistate, no? Anche per abbellire i nostri giardini, i nostri balconi, le nostre finestre, anche l'interno della casa, per carità, ecco. Però il problema è quando porti a casa un fiore comprato nella serra, comprato al mercato, comprato da qualsiasi, è quella di dire: ma poi che cosa faccio con questi fiori? Cioè, devo rinvasarli? Cosa bisogna fare? Allora, intanto la cosa sicura è che comprato il fiore lo devi rinvasare. Eh sì, per forza va rinvasato perché comunque noi usiamo un terriccio molto fine per dar modo alla radice di allargarsi prima. Poi però questa pianta portata a casa va travasata, il vaso è piccolo, quindi bisogna dargli terra nuova, nutrimento nuovo. Questa terra qui da dove arriva? Che cos'è È questa? un terriccio già pronto, quindi ha la perlite innanzitutto, che così diamo modo alla pianta di respirare. Ha già del concime naturale dentro, quindi la nostra pianta per 3 mesi, 2 mesi e mezzo, 3 mesi, non ha bisogno di concime usando questo terriccio professionale. Pina sta prendendo della terra e ne mette metà nel vaso. Oggi rinvasiamo il Parigino. Questa rete è sempre un incubo, la gente ha sempre paura, come faccio, come non faccio? Conviene, se la pianta è piccola, toglierla decisamente. In questo caso la pianta è abbastanza bassina, possiamo toglierla tutta. Poi Ecco. però con l'altro vaso non la togliamo, la tagliamo solo così si può capire se la pianta è piccola. Si toglie tutta, se la pianta è grande non si toglie, si taglia solo. Quando compriamo geranio avanti nella stagione, a fine aprile, il geranio è decisamente più alto. Certo. Quindi conviene solo tagliare il bordino della retina, mettere il geranio a dimora nel vaso Voilà. e poi toglierla dopo 15 o 20 giorni pian pianino. Quindi conviene lasciare la Lasciare retina la in fase retina. di Sì, trapianto? in questo caso l'abbiamo tolta perché la piantina è bassa e compatta, quindi Certo, possiamo già toglierla, è già una cosa finita e certo. la pianta fa più in fretta a crescere Voilà. Allora, comunque. adesso la signora Pina ha riempito bene il nostro vaso, no? Con questi due Abbiamo gerani usato dentro. un vaso diametro lunghezza diametro 50, Sì. in un vaso lunghezza diametro 50 mettiamo due parigini. Due parigini, ecco. Allora, fatta questa operazione, cosa fa? Si bagna. Sì, allora se noi facciamo il rinvaso a casa durante le ore calde del pomeriggio, aspettiamo la sera, quando Ok. scende il sole, allora gli diamo un goccio d'acqua. Ok. All'inizio andiamo con calma, pochino, giusto da inumidire il terreno. C'è da dire che il geranio non va poi tanto bagnato. Quando fa caldo, io parlo delle giornate di luglio, luglio-agosto, un giorno sì e un giorno no. Ok.
Se abbiamo un balcone assolato, meglio bagnarle di sera, tardi, quando è già buio, così noi lo irrighiamo bene, l'acqua va nel sottovaso, ma nella notte se la tira su, quindi al mattino io non ho più acqua nel sottovaso. Ok, e parliamo anche di concimazione, perché insomma, questi gerani mangeranno ben qualcosa, no? Sì, perché bere va bene, ma ogni tanto bisogna anche dargli da mangiare, c'è il concime apposta per piante fiorite, per gerani, di solito si dà una volta alla settimana, non subito, dopo il trapianto si aspetta almeno un mesetto. Poi si concima una volta alla settimana, a luglio è preferibile fermare la concimazione. Ricominciamo poi dal 10 di agosto in poi. Benissimo, guarda, noi ti ringraziamo perché è veramente una consulenza preziosissima quella che fate e ricordiamo anche che possiamo dirlo, no? Che la signora Antonella è qua al di là del fatto di dove prendete i gerani, ma per darvi anche proprio la consulenza, no? Diciamo in questo senso, loro hanno in famiglia un perito agrario, due periti agrari addirittura, ecco insomma voglio dire, quindi conoscete anche a fondo questa situazione e poi avete l'esperienza dalla vostra parte, quindi è importantissimo anche che conosciamo bene queste fasi che sono di conservazione del geranio. Passiamo ad altri argomenti e servizi in ambito agricolo e agroalimentare. Andremo a Pinerolo per un convegno su come mettersi in proprio per le nuove imprese, per i giovani che investono sul territorio. Ancora la presentazione massiccia del Piemonte con i 200 stand al Vinitaly di Verona, la rassegna più importante del settore in Italia, una delle più importanti in Europa. Ancora parleremo di associazioni fondiarie per bonificare il territorio e preservare il territorio stesso dall'incuria e della campagna dell'asparago di Santena in provincia di Torino. Dopo la tappa in valli di Lanzo e nel Canavese, la città metropolitana di Torino ha illustrato anche nel Pinerolese la ripresa del servizio MIP, mettersi in proprio con azioni di supporto concreto alla nascita e allo sviluppo di nuove idee imprenditoriali sul territorio, comprese le zone in cui ci sono condizioni più difficili per questa ripresa. Lunedì 3 aprile a Pinerolo, Dimitri De Vita, consigliere metropolitano delegato allo sviluppo economico, ha firmato un protocollo d'intesa con Patrizia Giachero, presidente del GAL, gruppo di azione locale Scarton e Valli Valdesi. Un protocollo che si concretizzerà nei bandi di prossima pubblicazione in favore di avviamenti degli investimenti per nuove attività. Coldiretti, che è socia dei GAL ed è presente nei CDA degli stessi con i prossimi bandi GAL, è impegnata a diffondere e a sviluppare le imprese della filiera agroalimentare. Oggi siamo qui a Pinerolo per siglare un accordo di programma con il gruppo di azione locale finalizzato al supporto delle nuove imprese che vorranno partecipare a questa iniziativa del piano di sviluppo locale che prevede finanziamenti a fondo perduto su più misure ed in particolare ci sarà una forma di tutela nella quale noi valideremo i business plan di queste neo imprese che seguiremo inizialmente per quanto concerne proprio la possibilità di svilupparsi, di insediarsi e quindi di tenere il mercato sul territorio, perché la cosa più importante per noi è che non si arrivi al contributo fine a se stesso, ma che le neoimprese possano poi effettivamente restare sul territorio. Ed è per noi un passo fondamentale nello stato di avanzamento dei lavori del GAL Scarton, perché abbiamo dei fondi che sono destinati a nuovi insediamenti, quindi a nuove aziende, a giovani, speriamo che si metteranno in proprio e che hanno bisogno di essere accompagnati proprio dal servizio MIP in questo loro viaggio. Quindi diventa imprescindibile che gli sportelli sul territorio siano attivi. Coldiretti Torino ha un ruolo in entrambi questi strumenti che sono messi a disposizione delle imprese, in particolare all'interno dei GAL, perché siamo all'interno dei consigli di amministrazione e attraverso la loro struttura riusciamo a impostare progettualità e cercare di attrarre dei finanziamenti comunitari che possano permettere alle imprese in senso trasversale su tutto il territorio di poter, come dire, realizzare dei progetti innovativi, progetti territoriali, progetti di rete, non solo per l'azienda agricola ma per tutte le aziende presenti
presenti su un determinato territorio, in questo caso in quello del Pinerolese, ma lo stiamo facendo anche su Canavese e Valli di Lanzo. Invece per quanto riguarda il discorso mettersi in proprio, un ulteriore strumento messo a disposizione a livello generale come istituzioni, per far sì che giovani piuttosto che persone che vogliono intraprendere un'attività, sia esse agricola ma può anche essere un'attività commerciale piuttosto che artigianale, possono trovare le risposte necessarie a realizzare il loro progetto. Il Piemonte rafforza la sua presenza al Vinitaly, una delle più importanti fiere al mondo, a Verona dal 9 all'12 aprile. Saranno quasi 200 gli stand, in prevalenza di medie e piccole aziende, sotto la regia di Regione Piemonte, Consorzio Land of Perfection e Union Camere Piemonte. Il settore del vino è l'unico che non ha uno stanziamento importante dall'Unione Europea sul primo pilastro. Teniamo presente che gli aiuti che vanno sull'OCM vino sono mediamente il 10% del resto del bilancio dell'Unione Europea, quindi sulla politica del primo pilastro, però sono misure importanti che vanno sull'export in paesi extra UE, vanno sulla ristrutturazione dei vecchi vigneti e poi soprattutto questa è una misura del piano di sviluppo rurale che va sulla promozione, quindi le più importanti fiere nazionali e internazionali le mettiamo a bando perché i nostri vini vengano conosciuti in giro per il mondo. Un'edizione che facciamo come sempre un bando che il consorzio dei consorzi, ovvero Piemonte, Land e Union Camere, si fanno carico di portare in giro l'immagine del Piemonte, in questo caso a Verona, e sarà presente con la solita collettiva, i produttori nei loro spazi, ma soprattutto con l'immagine delle denominazioni di una regione che ha un blasone importante e anche percentuali di denominazioni d'origine importanti. Pensate solo che quasi 1 miliardo è l'export che il vino piemontese oggi riesce a raccogliere sul mercato del mondo e vuol dire uno degli elementi principali, fondamentali, direi non il principale, ma sicuramente tra i più importanti di questa economia, che ha l'ambizione di essere sempre più protagonista sul mercato globale. Un numero di imprenditori sempre più grande, anche piccoli, che grazie oggi al sistema che noi abbiamo messo in moto favorisce questo processo di integrazione all'interno del mercato globale, e poi l'eccellenza e la qualità delle nostre produzioni che oggi ci fanno diventare tra i protagonisti, direi principali, di questo mercato, non soltanto in Italia ma nel mondo. Oggi la nostra regione è la seconda regione per export in questo settore e abbiamo l'orgoglio poi di avere grandi marchi, grandissime qualità, grandissimi DOCG che oggi diventano un lustro non soltanto della nostra comunità, ma io credo del nostro paese. Associazioni fondiarie, l'alternativa possibile all'abbandono del territorio. Questo è il tema dell'incontro organizzato dall'UNCI in Piemonte con amministratori pubblici, imprese, associazioni e cittadini. Durante l'incontro, che si è svolto venerdì 31 marzo nella sala consiliare di Palazzo Comunale a Susa, è stata presentata la legge regionale 2 del novembre 2016 recante disposizioni per favorire la costituzione delle associazioni fondiarie e la valorizzazione dei terreni agricoli e forestali. Con questa legge la Regione Piemonte ha assunto l'impegno di rimborsare fino ad un massimo dell'80% dei costi sostenuti per la costituzione delle associazioni fondiarie, stanziando 300.000 euro per il triennio 2016-2018. Qui in Italia il problema del frazionamento fondiario e della scarsa produttività, soprattutto nelle zone montane e collinari, ha determinato un gravissimo abbandono dei terreni. E questo è riscontrabile in qualunque area del territorio nazionale in cui vogliamo accertare il livello di abbandono. Siamo oltre al 50% della superficie agricola. In queste condizioni le alternative sono o una legge d'imperio che riunisca i terreni, oppure un qualche cosa di più ragionevole che si affida al buon senso dei proprietari, che riunendo i loro territori, i loro appezzamenti, i loro pezzettini in qualche caso, ridiano una dimensione a una superficie in grado di essere normalmente coltivata. E questo aspetto, senza alcuna legge,
è già stata applicata in 19 casi, sono 19 le associazioni fondiarie costituite in Piemonte, Lombardia e Friuli, di cui una di mille ettari, quindi con una prospettiva interessante. E quindi ci auguriamo che con la legge regionale piemontese che tutela e incentiva questa iniziativa possano svilupparsi ulteriormente. La Regione Piemonte ha fatto una legge per sostenere anche finanziariamente la costruzione delle associazioni fondiarie, che sono delle associazioni alle quali i singoli proprietari di terreni che non hanno la superficie o l'età o le condizioni per una coltivazione diretta e quindi finiscono per essere abbandonati in sostanza, possono conferire alle associazioni i loro terreni. Naturalmente la cosa è reversibile, quindi possono riprenderseli sostanzialmente quando vogliono, ma l'associazione diventa capace di gestire qualche decina di giornate, qualche decina di ettari a seconda, con le quali si può riorganizzare un'azienda. I territori della nostra valle hanno, rispetto al Trentino Alto Adige, subito un processo di frammentazione della proprietà, cioè nelle eredità si dividevano i terreni. Morale della favola, abbiamo delle strisce molto lunghe e molto strette dovute a motivi di irrigazione che impediscono la realizzazione di un'agricoltura moderna e meccanizzata soprattutto. Quindi come enti locali vedete positivamente questa proposta? Beh, è una proposta che, per quanto mi riguarda, ho portato avanti in tutta la mia carriera amministrativa, ma ovviamente le difficoltà sono sempre state molto, molto difficili. E quindi il fatto che si parli di nuovo di questo fatto è estremamente positivo. Speriamo che sia la volta buona. La soluzione è di creare queste associazioni volontarie di proprietari per far sì che si possa trovare un interlocutore unico per gestire tutto il territorio. Sulla falsariga di quanto già portato avanti dalla Francia in questi anni, anche la Regione Piemonte ha deliberato e oggi si tratta di cercare di affrontare i problemi e di mettere sul territorio questa buona intenzione. Decisamente è una strada che potrà significare molto per le zone marginali di mezza montagna, la fascia che va dai 500 ai 1000 metri di quota, che è la più interessata da questo abbandono. Ed è un'opportunità per le aziende agricole che sono presenti sul territorio, ricche di zootecnia, per avere a disposizione altre aree per la loro attività. E ora lo spazio che viene dedicato ormai da alcune settimane ai prodotti DOP, IGP e DOCG del territorio. Innanzitutto il Dolcetto, uno dei vini per antonomasia del territorio piemontese, poi ancora farine d'eccellenza assoluta e poi l'agrigelato e i prodotti di territorio. Andremo a Casal Borgone in Valle di Susa, quindi in provincia di Torino. Sinonimi di dolcetto sono vignola, dolcetta nera e ormeasco. Sembra che l'origine storica del dolcetto derivi proprio dalla città di Ormea. La coltivazione dalla Valtanaro si è poi estesa fino a raggiungere un'ampia area del Piemonte. Nell'antichità il dolcetto veniva utilizzato come merce di scambio con la Liguria, in cambio dell'olio, del sale e delle acciughe. Esistono più versioni sull'etimologia del nome. Scartabellando i documenti storici, il bando vendemmiale di Dogliani del 28 agosto 1593 fa riferimento ai dossetti ed è risaputo che l'uva cresce bene sui dossi o dusette, come tutte le buone uve. Da lì la più accreditata origine del nome del vitigno.
Sono 13 le denominazioni d'origine controllate del dolcetto, ma 3 recentemente sono state insignite della denominazione d'origine controllata e garantita, la DOCG, quale ad esempio il Dogliani, il Diano d'Alba e il dolcetto Dorado Splendore. Per acquisire la denominazione di origine controllata e garantita sono necessari 12 mesi di affinamento e una vinificazione in purezza, una delle massime espressioni di questa denominazione è il Dogliani DOCG. Prodotto in 21 comuni, dimostra nel bicchiere i caratteri di un grande vino della tradizione vitivinicola piemontese. Questo dolcetto al colore, a livello visivo, ha un colore già indica un rosso rubino intenso, già con dei riflessi granati, il che significa che ha subito un invecchiamento e per questo si denota una consistenza maggiore. Al naso abbiamo dei sentori abbastanza tipici, fruttato, di frutta matura, delle note di liquirizia, mandorla amara, che è tipica, piuttosto che dimore, ciliegie, in questo caso che è già leggermente invecchiato, e ce lo dice il colore, si percepisce anche uno speziato, una spezia dolce, del pepe ad esempio, anche un pochettino di cuoio. Un vino secco, strutturato, complesso, una bellissima freschezza che ritorna in bocca anche in un secondo luogo. Indubbiamente il suo tenore alcolico denota una certa struttura, in questo caso un vino pronto, direi quasi maturo, perché ha già qualche anno di invecchiamento, si sente in maniera netta l'affinamento in legno. Vino indubbiamente armonico, pronto ad essere abbinato ad alcuni piatti della tradizione, come ad esempio i tagliarini al sugo di coniglio, antipasti misti piemontesi e i piatti di portata, come arrosti, brasati, carni in umido, piatti che trovano un perfetto connubio con la raffinatezza del Dogliani DOCG. I cereali sono sgranati con una vecchia trebbiatrice, macinati con un molino a pietra naturale a lenta rotazione. Producono farina da polenta, biscotti, popcorn e gallette. La società agricola Gabello fa parte del circuito di Campagna Amica e commercializza i prodotti nel punto vendita aziendale e nei mercati domenicali di Torino città. Enrico e Alberto presentano così la loro azienda. Da circa un anno abbiamo rilevato l'azienda di nostro nonno, che è conduzione cerealicola dal 1970. La stiamo convertendo pian piano da coltivazione di mais a uso zootecnico a cereali di qualità, tra cui grano tenero, grano duro, mais di antiche varietà come il pignoletto rosso, il pignoletto giallo, l'ottofile, grano saraceno, segale e farro, tanti cereali che la gente adesso sta sempre più apprezzando, soprattutto quelli made in Italy. Noi coltiviamo i nostri campi, che sono di proprietà dell'azienda, trebbiamo, i cereali una volta in azienda vengono immagazzinati e poi sono da noi macinati. Abbiamo una delle più avanzate pulitrici che esistono sul mercato per questi piccoli impianti, ha 7 passaggi di pulitura. La granella viene portata automaticamente al mulino, che è una macina a pietra naturale. Una volta che viene macinata dal mulino, viene trasportata con un sistema pneumatico, quindi ad aria e non a cocle, al buratto, che sarebbe il setaccio della farina nel quale poi vengono fatte tutte le diverse tipologie di farina. Le farine, una volta macinate, vengono da noi confezionate e poi vendute direttamente al cliente nei mercati di Campagna Amica, soprattutto a Torino e poi nella provincia di Torino, poi nelle fiere annuali. Noi vendiamo soprattutto da settembre a dicembre, perché le farine sono molto richieste, soprattutto quelle di antichi mais per la polenta, e mercati settimanali e poi il punto vendita qui in azienda.
facevo il panettiere, ho studiato 5 anni in Arte Bianca, adesso ho lasciato tutto per entrare nell'azienda agricola dei miei nonni. Noi maciniamo tutto completamente a pietra, quindi manteniamo tutto la naturalezza del prodotto. Facciamo la tipo 1, la tipo 2 e l'integrale. Il tipo della farina viene dato in base alla raffinatezza. Diciamo che l'integrale è la più crusca, la tipo 2 è una semi integrale, poi facciamo la tipo 1. La tipo 1 e la tipo 2 la consigliamo più per la pizza e per i lievitati, perché lievita meglio. L'integrale è per i dolci. A Casal Borgone Alberto Provo ha aperto una frutteria che aderisce al progetto Campagna Amica, quale isola della bottega italiana. Propone frutta e verdura di collina a chilometri zero. Sugli scaffali farine e paste speciali di grani antichi, succhi e centrifugati di mille colori, mieli e risi di montagna e tanto altro buon cibo di stagione. Alberto, una scelta di vita. Sì, abbiamo deciso di cambiare vita e di portare un'ondata di profumi, colori, sapori qui a Casal Borgone, che è un bellissimo paese delle colline torinesi, luogo di passaggio anche di turismo, turismo del weekend, turismo estivo, e di ibridare una formula un po' particolare, ibridare frutta e verdura delle nostre colline con prodotti confezionati presidio slow food e con succhi di frutta e centrifugati freschi che sono delle vere e proprie bombe di salute, di vitamine e di gusto. Ecco, noi adesso ti troviamo qui, ma tu in realtà provieni da un altro ambito. Sì, io ero fino a pochi mesi fa il vice direttore dell'alberghiero di Ivrea, ho deciso di cambiare vita, ho fatto molte cose differenti nella mia vita, dalla politica al sindacato, ovviamente alla formazione professionale. A un certo punto ho deciso insieme a mia moglie di cambiare vita, di dedicarmi a una vita un pochettino più allegra e sana in mezzo al verde e di portare alle persone tutti quei prodotti di eccellenza che nell'alberghiero raccontavo ai ragazzi, e quindi le cose che sono sane e che sono anche però buone e belle. Ecco, al Ravanin cosa si trova? Non solo frutta, non solo verdura, ma abbiamo davvero una vasta scelta di prodotti. Ce li racconti? Certo, volentieri. Allora sì, noi partiamo dalla frutta e dalla verdura del territorio delle nostre colline o di zone d'Italia tracciate col diretti di eccellenza, come soprattutto la Sicilia. Ma poi abbiamo tanti altri prodotti. Abbiamo farine d'eccellenza, farine di grani antichi, abbiamo spezie, tè, tisane fra i più pregiati del mondo. Abbiamo caffè presidio slow food, torrefatto a mano. Caffè molto, molto pregiati che noi maciniamo sul momento, un po' una drogheria 2.0, diciamo così. Abbiamo birre artigianali premiate, cioccolati piemontesi e cioccolati di Modica, caramelle colate a mano, quindi artigianalmente, fatte con succo e polpa di frutta e zucchero. Poi abbiamo risi di montagna, mieli di montagna, mieli particolari di montagna, bevande anche un po' divertenti, anche per chi magari più giovane vuole prendersi un aperitivo un po' particolare. Quindi una gamma amplissima che va dalle marmellate alle alghe, dallo zucchero di canna, no, alle zuppe o ai legumi sfusi per chi si vuole costruire la sua zuppa speciale. Sempre a Casal Borgone, Monica Santipolo ha avviato la Bottega del Gelato, che aderisce al circuito Campagna Amica e utilizza il latte degli allevatori locali per produrre gelati e si freggia del marchio Campagna Amica nel gelato. Come mai il gelato? Come mai qui? Tutto un po' per caso e passione, però è una novità. Sicuramente sì, abbiamo pensato, siamo arrivati qua per caso per trovare un'amica e abbiamo trovato casa, e poi abbiamo pensato che non c'era una gelateria artigianale, di conseguenza abbiamo pensato di fare veramente un gelato artigianale buono, partendo da un buon latte, quindi un latte da Coldiretti. Ci siamo guardati intorno, abbiamo cercato dei validi collaboratori e ovviamente tutti nel circuito della Coldiretti, e abbiamo iniziato ad imparare, perché sto ancora imparando a fare un buon gelato. Ecco. Ecco, come si fa a imparare tutto da zero e a fare un prodotto di eccellenza? Bisogna intanto essere un po' matti, perché bisogna avere un po' di coraggio, nel senso che bisogna mettersi in gioco. E poi ho avuto dei grandi maestri. I miei maestri sono stati i primi in assoluto, quelli dell'Accademia della Compritalla Settala.
che mi hanno veramente accolta come se fosse stata veramente una loro figlia. Hanno visto la mia volontà, hanno pensato di aiutarmi e mi hanno aiutato tanto, non solo facendomi fare dei corsi ben particolari sul fatto di poter fare un gelato sano, naturale, eccetera, ma mi hanno anche aiutato a fare altre cose tipo le torte, eccetera. Quindi da un Filippo Novelli, campione del mondo della gelateria, Ernest Knam, campione del mondo anche lui di gelateria, Ciro Fradanno, Leonardo Ceschin e tantissimi altri. E quindi io devo sempre ringraziare intanto la famiglia Osti, perché veramente la nomino, perché mi hanno trattata sempre come una figlia, si può dire, ed è stato bellissimo essere accolta in questa famiglia. Tu però sei reduce anche da un premio importante, raccontaci un po'. Dunque, è nato sempre tutto per caso, perché mi hanno chiesto di partecipare a questa gara, una gara a livello regionale, e l'ho vinta con questo gelato che si chiama Moonlight, fatto col mascarpone, la fava tonka, dà un gusto particolare, e questo gelato ha vinto. È stato per me una grande emozione, non ho mai, ancora adesso sono emozionata. Trovo veramente tanto quello che mi è capitato, una cosa stupenda, bellissima. Raccontaci un po' i gusti che più vanno e quelli che tu prepari abitualmente. Bene, intanto questa non è una gelateria tradizionale, è una gelateria, ogni giorno mi sveglio, arriva qualcuno, fa: Monica, se tu me lo faresti un gelato con la meliga. Ma non so come è fatta la meliga, allora inizi la chimica, impari un po' la chimica dei prodotti e fai il gelato di meliga. Prima, mentre stavate arrivando, stavo preparando un gelato fatto con il pane e la cosiddetta Nutella, che non è una Nutella, è la nostra Nutella artigianale ovviamente, una nocciolata, una crema gianduia, si può dire. Presidente, ci troviamo a Casal Borgone, un territorio ricco di prodotti e produzioni. Sì, è un territorio molto ricco di produzione sia di frutta che di verdura, pochino meno forse di frutta, ma adesso fortunatamente abbiamo dei giovani che hanno messo degli impianti di pesco, di albicocco, quindi forse ritorniamo a quelle vecchie produzioni, e poi soprattutto verdura. In particolare Casal Borgone è famoso per il pisello, e quindi abbiamo anche una sagra che lo valorizza, ormai è la 64esima edizione, quindi un prodotto di valore. Un territorio ricco anche di vivacità imprenditoriale però. Sì, molto ricco da quel lato, anche perché abbiamo dei giovani che effettivamente sono molto attivi, abbiamo 7-8 aziende agricole sul territorio che credono molto nell'agricoltura della collina, siamo riusciti anche a partecipare con 3 o 4 aziende alla filiera del grano abbiamo appena sottoscritto l'accordo con il mulino di Casal Borgone. E quindi sì, direi che è un territorio dove l'agricoltura ha ancora il suo valore fondamentale.